Salve a tutti ragazzi, io sono Vrex e benvenuti a questo nuovissimo video sul gioco scelto da voi, Alan Wake. Oggi continuiamo la nostra avventura, ce l'avamo lasciati sul ponticello dopo aver preso le chiavi del cottage da una strega col vestito da funerale, molto allegra la situazione, diciamo. Prima di cominciare un piccolo annuncio, io registrerò diversi episodi ma ci sta che quelli che vedrete compreso questo li vedrete quando io sarò a Lucca Comics, quindi se non vi rispondo ai commenti abbiate pazienza, vuol dire che non sono fisicamente al PC e quindi vi risponderò non appena mi sarà possibile. Detto questo ragazzi, cominciamo. Devers Isle. Wow, è meraviglioso, Alan. Sì, non è male. Tranquilla, tesoro. Saremo al sicuro prima che faccia buio. E poi ho la torcia. Lo so, non preoccuparti. Alice soffriva di una fobia, la paura del buio. Eccoci. Volevo assicurarmi che ci sistemassimo nel cottage prima del tramonto. Ah, ok. Aia, la paura del buio è una brutta cosa. Comunque devo dire è bello questo cosa. Sei sicuro di aver letto le indicazioni? Non assomiglia alla brochure. Diceva vicino al lago, non nel lago. È quello che stavo per dire anch'io. Non fraintendermi, questo è molto meglio. È meraviglioso. Un'isoletta tutta per noi. Sì, però è pieno di uccellacci del malaugurio, da là, pieno di corvi. Dicevo, comunque è molto rassicurante. Se succede qualcosa, c'è un'emergenza, c'è un unico ponticello di legno che può crollare da un momento all'altro. Guarda tutta la strada che ti devi fare là dietro. Per poi tornare nella civiltà, o te la fai a nuoto o la rischi. Vabbè, entriamo. Bird Leg Cabin, cioè c'è la gabbia degli uccelli da qualche parte. Vabbè. Avevo ricominciato il gioco proprio dall'inizio, da zero, perché, come avevo detto, l'avevo avviato per 11 minuti la prima prova che avevo fatto per le opzioni e tutto quanto. Quando ho fatto nuova partita si devono essere sovrapposti i file e non mi aveva caricato i modelli del thermos del caffè. E infatti ne ho recuperati due, uno stava proprio nel livello dell'incubo e uno stava nella tavola calda all'inizio del gioco. Sono dei collezionabili, infatti sono 100, ne ho presi due di 100. Qua cosa c'è? Qua non c'è niente. Prima di entrare dentro voglio esplorare un po' le vicinanze. Anche se non ho ancora capito bene a cosa servono i termos del caffè. Esamina. L'isola una volta era stata teatro di una storia d'amore. Ah, forse sì? Forse lo sarebbe stata di nuovo. Ok. Gente che sarà qui prima di noi, che ha intagliato le proprie iniziali. Com'è? Cosa c'è? G? G più B. Vabbè, cos'è questo casottino degli attrezzi qua? Ma ci si entra? E sembra di sì. Ci si può guardare all'interno. Ah sì, eccola qua la porta, ok. C'era un vecchio generatore collegato al cavo elettrico. Ah ecco, vedi esplorare prima di andare direttamente dove ti dice il gioco? Altrimenti poi sarei dovuto riuscire per tornare qua e attivare il generatore. Ok, quindi ho attivato il generatore per la corrente. A parte che sembra una locomotiva, Bel lavoro tesoro, mi do una rinfrescata e comincio a sistemare. Ok, darò un'occhiata in giro. Certo, divertiti. Ah no, volevo esplorare ancora un po', c'era... Vabbè. Era un posto magnifico. Speravo davvero di poter riposare, dormire, dimenticare il mio lavoro. Pensavo saremmo stati felici lì. Ah, ok, allora posso tornare a esplorare, va bene. Allora, ricordiamoci F. Alice mi aveva parlato della residenza Cauldron Lake. Il vecchio edificio era stato un albergo, ma ora non era più aperto al pubblico. Ah, ok. Vari elementi che ti aiutano ad avere un quadro più completo di avere un quadro generale più completo, diciamo così. Dicevo, ricordiamoci che Alan Wake ha fatto questa vacanza con la moglie per staccarsi anche dal lavoro, perché come ha detto nello scorso episodio, erano passati 2 anni dall'ultima volta che ha scritto una storia decente, ha avuto questo blocco. È una cosa che capita agli scrittori, perché
soprattutto quelli che scrivono romanzi gialli, così, si immedesimano talmente tanto nelle situazioni che scrivono che poi alla fine devono uscirne perché alla fine vedono, è come se vedessero nella vita reale quello che effettivamente scrivono, quindi sangue, omicidi, eccetera. Quindi cercando di uscirne, uno si prende una pausa che può durare anche degli anni. Alice, tesoro. Sullo scaffale c'era una scatola piena di libri di Thomas Zane. Non l'avevo mai sentito nominare. Siamo in due. Scusate l'ignoranza. Alice, tesoro. Oh, un termos. Ecco, vedi. Però non mi dice a quanto sto. Vabbè, sono di sopra. Ho una sorpresa per te. Sei il Ningeri? Andiamo subito. Beh, ciao. Non sono io la sorpresa, è nello studio, da un'occhiata. Ah no, è che... Ok. Dai, non mi puoi distruggere così. Andiamo a vedere nello studio. Che cos'è? Sorpresa. Ah, la macchina da scrivere. E questa cos'è? Una macchina da scrivere. Devo confessarti una piccola cosa. Pensavo che qui saresti riuscito a scrivere, che l'aria ti avrebbe... Dannazione, Alice! Tu! Tutti voi cercate di... Ehi, aspetta, ascoltami! Qui vicino abita un dottore, il dottor Hartman. Ho letto un suo libro, ha una clinica privata. È un esperto nell'aiutare gli artisti. Forse... Adesso vuoi anche farmi ricoverare? No, non è così! Macchina calmata. No. Ho visto qualcosa. Alan! Ah, oh, no, basta, no! Non voglio sentirne parlare! Maledizione, Alice! È a po' stronzo, Alan, eh? Maledizione! Sapevo che non mi avrebbe seguito nel buio. Avevo bisogno di un po' di tempo per pensare. Cioè, ha sfruttato la paura della moglie per non farsi seguire. Che faccia da schiaffi, proprio. Dannazione. Cosa ti ridi? Cosa ti ridi? Ecco, guarda che è successo. Alice! E starci dell'altro lì, andiamo! Alice! L'oscurità pervase il cottage, la luce era saltata. Alan! Dove sei? Aiutami! Arrivo! No, cos'è? Cos'è? No, gli uccellacci! Gli uccellacci! Arrivo! Che diavolo! Arrivo. Più veloce. Alan! No! Spalanca. Alice! Ho sentito un rumore brutto. Oh no! Ma non è possibile. Non è possibile che lei, anche se era nel buio, la paura e tutto, si vada a tirare nell'acqua. Continua. Cosa continua? Svegliati. Alice. È stata spinta? La spinta Alan? No. Dove siamo? Perché siamo in macchina? Svegliarsi nell'auto incidentata fu come lasciare un incubo per viverne un'altra. Vuoi vedere che era non tutto nella sua testa? Come fossi arrivato lì. Sapevo soltanto che qualcosa di terribile era successo ad Alice. No, ok, come l'ho detto. Il telefono era muto. Classico. Dovevo cercare aiuto a piedi. No, per un attimo ho pensato, lui magari era ubriaco, ha fatto un incidente con la macchina, tutto incidentato, ha preso una testata e tutto quel discorso del cottage e la moglie che è caduta in acqua fosse soltanto un trip mentale suo dovuto dalla botta. Cos'è? Esamina. Tra le cose di Alice c'era un libro, The Creator's Dilemma, del dottor Emil Hartman. La vista del libro fece riaffiorare il litigio con Alice. Non mi piaceva, e non mi piaceva l'aspetto compiaciuto di quel tipo in copertina. Ah, il dilemma del creatore, per l'appunto con un libro che parla di quando uno scrittore si blocca. Sì, però anche te, scusa, capisco che magari ti sei alterato, eccetera, ma c'era proprio bisogno di tirargli una spallata alla tua moglie, cioè non... La stazione di servizio faceva il caso mio. Sì, avrei potuto telefonare, ma la strada nella foresta sembrava infinita. No, ma scusa, ma siamo vicinissimi alla strada, guarda. C'è anche il cartellone qua.
Basterebbe semplicemente arrampicarsi su questa scarpata qui. Stachis. Ah, Stachis è il tizio che affitta i cottage. Che però non c'era. Nonostante diceva che fosse andato in bagno. Oh sì, no, c'era perché poi alla fine è uscito e ho detto signora le chiavi, però le chiavi ce le avevamo già, quindi... Vabbè, comunque, niente da fare, dobbiamo per forza farci tutta la strada nel bosco perché è un ambiente molto più ospitale. Diavolo. È vero? Ecco. Beh, meno male non è esplosa. Sì, però dai, sul serio, ero lì a due passi, ce la fammi tutto il giro dell'universo nella foresta. Però devo dire che non è fatta male con la grafica. Cos'è? Sono morto? Vedo la luce. Comunque dicevo, non è fatto male, per essere un gioco del 2011. Tanto di cappello. Ehi, c'è nessuno? Fogli. I fogli sparsi erano pagine di un manoscritto intitolato Departure. Era il nome che avevo scelto per un libro che non avevo ancora iniziato. Di partita. Il nome dell'autore era il mio. Ma io non l'avevo scritto. Non ricordavo di averlo fatto. Sulla pagina il protagonista veniva attaccato di notte, nel bosco, da un uomo con un'ascia. F5. Abbiamo sbloccato qualcosa. F5. La copertina. Departure, di Alan Wake. E basta. L'uomo si girò verso di me. Il suo volto era coperto di ombre. Era difficile distinguerlo nell'oscurità della foresta attorno a noi. Ma l'ascia che sollevò era ben visibile. Il sangue della vittima la faceva luccicare. L'uomo sorrise sadico. Le ombre erano vive e distorcevano i suoi tratti. Era la scena di un incubo. Ma ero sveglio. Ma che era? Shining? Ok, quindi abbiamo trovato una pagina di un manoscritto che Alan Wake non ha mai scritto, però c'è il suo nome, Departure, cioè di partita. Di partita di chi però? E stando a quello che ci sta scritto, eccolo. C'è nessuno! Lo stavo per dire. Ti prego, ho avuto un incidente. Probabilmente dobbiamo affrontare un tizio con un'ascia. Le luci erano un buon segno. Forse non avrei dovuto arrivare alla stazione di servizio per trovare un telefono. Ok. Siamo... Sembra una segheria questa. Sì. Tanto io vado a giro per le praterie. Non sa mai, magari c'è qualcosa da raccogliere. No, vabbè. Ok. Qui c'è un tronco da... Sono stato io o si è animato da solo? Oh, misteri. Dicevo, prendiamo questo tronco che si è schiantato sulla recinzione e messo apposta per farci passare. Vedo un omino laggiù. C'è nessuno! Vi prego, ho avuto un incidente! Ok. Credo che dobbiamo proseguire. Ehi! Eccoci. Ehi, tu! Se non venite... C'è stato un incidente! Perdete... Mi serve aiuto! La caparra! Io... Splendido. Devo... La caparra! Capito? Strike Falls! Oh, merda! Carl... Stachy. Piacere... di conoscerla. Come la Stachy? Si chiede... Una caparra per prenotare... Patti... Chiari! No, Stachy... Era il tizio che ci dovevano leggere il cottage Patti. Che poi ci hanno seguito... Appena usciti dalla tavola calda. Ah, wow, guarda, c'è un termos. Dove si va? Ah, di qua. Ok. Una pagina di manoscritto. Vediamo.
Wake combatte un posseduto con la luce. Il posseduto era di fronte a me. Era impossibile metterlo a fuoco, come se stessi in un punto cieco causato da un tumore al cervello o una malattia dell'occhio. Sanguinava ombre come inchiostro nell'acqua, come il sangue dopo il morso di uno squalo. Ero terrorizzato. Strinsi la torcia come se potesse salvarmi la vita, impedirgli di avvicinarsi. E all'improvviso, la luce assunse un bagliore più intenso. Quindi, in altre parole, lo devo sparaflesciare con raggio concentrato. No, bestia! Volevi. Ma dove devo andare, di qua? Sì, è Matrix. In zona Brawl Force. Senti. Vedete? Perché? Eccolo. No, 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 scappa, scappa, scappeschi. Scappa, scappa, scappa. È l'ultima moda. È Shining. Tesoro, sono a casa. Via d'uscita. Stucky poteva spuntare da un momento all'altro con un'ascia in mano, come Nicholson in Shining. Dai, è quello che ho appena detto io. Ecco, la pistola a caso. E Energizer. Una torcia, ma ce l'avevo già la torcia. O era la pila? Ah no, c'ho due pile adesso. Ah, pubblicità neanche molto occulta all'Energizer. Le pile proprio. Che sembrano su poster quanto sono grosse. Comunque. Durante la vostra cos'è questo? Munizioni del revolver, mie. Questo che è lo scatolone di Snake di Metal Gear. I suoi comprovati benefici alla salute vi consentiranno di prendere due piccioni con una... Ma che sta dicendo? La porta. Non volevo rischiare di beccarmi un'ascia in faccia. Ho capito, ma di qua non si esce. Di qua non si esce. Che devo fare? Devo... giustamente dovevo usare il telefono, scusate, mi ero perso un attimo. Sì. Polizia di Bray Falls, come posso... È classico. Pronto? Perché, ecco, a posto. Cioè, io mi aspettavo, sì, che si staccasse il cavo, ma non che distruggesse il trasformatore. Mo' che succede, ora che il bulldozer. No, che fai? Cioè? Oddio, no, devo uscire! Esci, salteschi! Mamma mia, che liscio! Col bulldozer che ha spinto giù di sotto il casottino. Ma qui sono tutti degli psicopatici. No, no, io me ne vado, non so bene. Non ho ancora capito cosa cavolo sta succedendo, cosa questa fumacchia. Cosa mi ha colpito. Il bulldozer era caduto dalla scogliera insieme all'ufficio. Speravo che Stucky avesse fatto la stessa fine, ma non sarei restato lì per accertarmene. Vai tranquillo, se almeno una volta hai visto un film di Joel Carpenter, i cattivi non muoiono mai una volta sola. No, no. Via, 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 via. Non ho ancora ben capito cosa cavolo sta succedendo, ma... sono tutti psicopatici qua. Ah, ok, tre colpi. Bene. No. Cos'è? Ah, questo è un... Ah, ottimo! Sì, però così non lo vedo io. Il dolore alla testa era insopportabile. Non avevo mai sparato fuori da un poligono e avevo appena ucciso qualcuno o qualcosa. I corpi non c'erano, erano scomparsi. Se era un sogno, era così realistico da darmi la nausea. Oh. Ok, penso allora... Aspetta un attimo, penso di aver capito più o meno come funziona il gioco. Cioè, prima devo puntargli la torcia e poi sparare, come era nel trailer, sì, nelle spiegazioni della scorso episodio. E questi affari, queste luci qua, devono essere un oggetto importantissimo, perché ti crei una zona safe e ti metti qua. Loro ci vengono per attaccarti, ci finiscono dentro e si fanno del male da soli. Quindi qua c'è qualcosa che sbriluccica. Qua c'è nulla. A motosega, prendila. No, non si può, non si può prendere. Un calcia. E giustamente un circuito, cosa fai appena lo vedi? Lo calci.
Ok. Allora... L'oscurità della foresta non era affatto inquietante, ma non avevo scelta. Dovevo arrivare alla stazione di servizio. Sì, ho capito. Però dove si va di qua? Qui c'è una freccia. Cosa? Ah, una freccia che si illumina, cioè si è visibile solo se ci punto la torcia sopra. Quindi punta a sinistra. Avevo visto delle macchie gialle di qua. Sì, una freccia che punta a dritto. Chi è che respira? Chi è che respira? Vieni fuori. La torcia cos'è? Illuminò inquietanti graffiti dipinti a mano. Vicino era stata nascosta una cassa di rifornimenti. Ma Alan, posso commentarle io le cose? Allora, strani e inquietanti simboli che mi hanno portato a una cassa piena di rifornimenti. Wow. Ho la pistola lanciarazzi. Ottimo, allora vuol dire che questa mi servirà prima di subito. Comunque Alan, io non lo sapevo che la cassa c'erano dei rifornimenti, quindi grazie per lo spoiler. Bello sfondare la quarta parete parlando col personaggio. Ah, tra l'altro ho appena capito a cosa serviva calciare il circuito là, per non prendere la scorrentata passandola qua sopra. Ottimo. No, ho sprecato subito un colpo. No, ma l'avevo equipaggiata io la pistola e il lanciarazzi o se era equipaggiata da sola? E vabbè, oh, ragazzi, non l'ho fatto apposta, pensavo di averci il revolver. Cavolo. Speriamo di trovare un altro colpo per la pistola lanciarazzi. Qui c'è un trattore dell'800 tutto rugginoso. Fa molto Mad Max Friuli Road. C'è una nota qua. Rose sogna Wake ad occhi aperti. Rose chi è? Rose sapeva di essersi fatta prendere dall'emozione, ma non le importava. Per lei, quel breve incontro con Alan Wake era stato l'apice della sua vita. Lo guardò mentre saliva in macchina con sua moglie. Era bella, sicura di sé, a suo agio con Wake, a differenza di Rose. Erano fatti l'uno per l'altra. Avrebbe dato qualunque cosa per essere loro amica. Rose. Ah, Rose, ma è quella della tavola calda, che io l'ho presa in giro. Io sono Rose, Rose, gnegnegne. Probabilmente è lei. Bah, curiosa sta cosa che si trovano pagine del manoscritto in giro. Che cavolo. Ah, bello, ho preso una folgorata in testa. Che cavolo. Mi è arrivato all'improvviso nelle orecchie. E quello che diavolo era? Non ne ho idea, amico mio. Niente, proseguiamo la nostra passeggiatina nel parco di notte. Quando vidi il fiume scorrere là sotto, ecco, qualcosa scattò nella mia mente. Oddio, c'è l'acqua poligonale. Dovevo trovare il modo di attraversare. L'acqua non volevo nemmeno guardarla. Vabbè, non scivolare. Ma si può andare di sotto? O c'è il muro invisibile? No, mi sa che si può cadere di sotto. Ok, meglio così. Cioè, meglio così, meglio saperlo in anticipo. Aspetta, perché io voglio sempre esplorare. Non si sa mai. Magari nel punto dove non vai a guardare ci sono delle munizioni, c'è un'arma. C'è un termos di caffè, giustamente. Di notte uno gente viene a fare picnic qua e lascia il termos di caffè sul sasso in un punto molto pericoloso da raggiungere, ovviamente. Oh, vedo l'insegna della stazione di servizio. Bene, bene, corriamo. Corri, Forrest. Dunque, no, non è di qua. Cos'è? Ho sentito... Ah, basta. Che cosa volete da me? Raccogli nota nel manoscritto. Ho sbagliato strada e ho trovato una nota. Dice l'arrivo di Barry. Barry Wheeler era agitatissimo. Era saltato su un aereo dopo che Ale e Alice non avevano risposto alle sue chiamate per giorni. Come per giorni? Forse erano soltanto in una seconda luna di miele, ma Barry non ci credeva. Ale era troppo instabile. Non dormiva,
Era incasinato. Barry aveva anni di esperienza nel trattare con Alan Wake ed era convinto che ci fosse qualcosa che non andava. Allora, se queste note sono una sorta di predizione di quello che sta per accadere, è successo da poco il fatto del cottage? O no? Perché qui dice che sono passati dei giorni. Quanto cavolo ci siamo stati in stato di shock dentro quella macchina prima che cascasse nella scarpata? Stucky era ancora là fuori, nel buio, che mi dava la caccia. Quindi allora anche la moglie di Alan è scomparsa da giorni, stando a quello che ho letto dalla nota, eh? No, di qua, ok. Ok, nuova zona. Mori! Mamma mia. Ho finito sia le munizioni che la. Che 4 pile, 3 pile. 2-3 pile. Attenzione. Procedere a tuo rischio e pericolo. Ok, qua siamo nella parte della raccolta del legname. Di là c'era la segheria. E di qua ci sono altre frecce. Ok. Però. No, pensavo ci fosse qualcuno. Cosa? La freccia che indica qua su. Ok. Sì, però questo respiro mette un po' d'ansia, eh. Queste alitate di cipolla. Così. Dove siamo? Posseduti. Sono posseduti. Alan, ti ho già detto che lo voglio commentare io. Allora, The Taken Are Filled with Darkness. Ah, i posseduti sono ripieni di oscurità. Ottimo, cioè queste sono quelle cose che uno vorrebbe sentirsi dire quando vaga in un bosco di notte con la nebbia, la Silent Hill. C'è una brutta sorpresa qua, c'è un brutto signore, guarda che sono armato. Ok, la fiaccola della luce che mi porta a un'altra cassa che dentro ci stanno delle pile, pile, ottimo. Come minimo adesso che ho preso qualcosa che mi dà l'impressione, le pile, dato che vanno via come il pane, che sia un oggetto importantissimo. Come minimo adesso che ho recuperato un oggetto chiave, come esco da quella porta succede qualcosa di brutto. Vediamo se sto gioco è davvero prevedibile o no. No, ok. Ottimo. Perché quando una persona si aspetta già qualcosa e quel qualcosa succede, toglie l'immersività. Aia. Quindi questo gioco ti sorprende quando meno te l'aspetti, perché io mi aspettavo qualcosa e non è successo. Però sento degli scricchioli molesti. Dove devo andare? Non si capisce nulla con sta nebbia. Ah, lassù, però lì ci sono le scale rotte. L'ho detto io. Devo trovare un altro modo per Alan, sapere. Comincia a starmi antipatico però, eh. Chi è qui? Allora, Alan, facciamo un discorso fra me e te. Chi è lo youtuber? Ecco, sono io. Quindi, chi è che deve commentare? Bravo, sono io. Quindi, shh. Tu limiti a fare i tuoi versi soliti. Munizioni del revolver sono pieno, 42. Oh, dovrei riuscire a far del male a qualcuno con 42 proiettili del revolver. Che cosa? Ha vibrato per un attimo la camera. Qui c'è un'altra scala che va su, però voglio prima vedere che cosa c'è qua dietro. Ah, eccolo là, guarda, il pulsante. C'è un pulsante da premere. Ok, latta d'olio. Chi è? Dove sei? T'ho sentito più che altro. Ok, è uno psycho di Borderlands che lancia le asce. Oh no, no. Mamma mia, se siete tenaci.
Ok, accendiamo. Classico quick time event per attivare i generatori. E mi attiva che cosa? Un pulsante. Ah, che l'avevo intravisto ma non ci sono andato a vedere che roba era. Ok. Qua dentro invece che ci sta? Dimmi che c'è qualcosa di importante. Una nota. F5, vediamo. Wake attaccato dagli uccelli? Mi sentii prima di vederli. Piombavano dal cielo stridendo. Mi voltai proprio quando il nugolo era sopra di me. Per un attimo fissai un centinaio di occhi morti, perle nere che brillavano nel buio. Alzai la torcia e lo stormo esplose come fuochi d'artificio. Le piume bruciavano, si trasformavano in cenere. Le loro grida erano più forti delle mie. Anagane. Quindi ora ci sono anche gli uccellacci. Mamma mia. Vediamo se qua dentro c'è qualcosa. Oh, sì che c'è! Un pompa a fucile! Una doppietta, anzi. Ottimo. Questo dovrebbe fare molto più male. Però c'ho solo due colpi, anzi. Ora, quei due lì sono quelli di riserva o sono quelli in canna? Cioè, nel senso, io ho in totale quattro colpi o sono due? Mi sa che lo scopriremo solo vivendo. Comunque, anche se è particolare trovare le note in giro, non è che mi garbi così tanto che le note mi dicano quello che sto per affrontare. Lasciami la sorpresa. Se non sono in anticipo, è brutto, dai. Montacarichi. Ah, qua c'era anche la zona di carico, vedi? Con la funivia la portavano su e giù. Ok, forte sta cosa. Vedo il thermos là dietro, ok. Ti ho visto. Vieni qua. La manina così lo pizzica. Date qua. Yippee! momenti rimbalzavo, andavo di sotto. Yippee! Oh, abbiamo raggiunto l'altra zona safe. Sì, punto di controllo raggiunto. Vabbè ragazzi, siamo arrivati a questo casottino qua. Adesso dobbiamo vedere come procede la situazione. Io direi che per questo episodio possiamo finire qua. Abbiamo attraversato questo bosco, abbiamo recuperato delle note che più o meno ci raccontano la storia di questo manoscritto che Alan Wake non ha mai scritto. A quanto pare sono passati dei giorni interi perché sta arrivando Barry, l'amico suo che l'ha chiamato nel primo episodio, che non ha ricevuto risposte, quindi si è preoccupato e sta venendo da noi a cercarci. Tutto questo e altro scopriremo poi che cosa succede nei prossimi episodi, quindi per questa puntata Vrex è tutto, sono tutto quasi. Per questa puntata è tutto, Vrex vi saluta, ci becchiamo alla prossima. Ciao!